Allora, ben ritrovati a Sergio Gruttadauria e Paolo Crispino, rispettivamente nel ruolo di commissario cittadino di Forza Italia e Paolo Crispino nel ruolo di segretario politico del Partito Democratico. Benvenuti. Grazie. Senti, grazie. Paolo, comincio con te. Sabato scorso Walter Veltroni ha detto che il PD in questo momento ha una crisi di identità, perché quando nacque il Partito Democratico era la somma del PC e della Democrazia Cristiana Margherita. Oggi c'è una prevalenza Margherita a livello nazionale. A Caltagirone com'è la prevalenza? Guarda, a Caltagirone, ma io credo in tutta Italia ormai anche questa che divisione è un pugno, giusto per mettermi in difficoltà, certo, dall'inizio. È una cosa semplice, semplice. Che il Partito Democratico in questo momento abbia una difficoltà e abbia un problema di identità. Ma non è una questione di identità. Il problema, Carolino, è che ancora oggi, a 10 anni sostanzialmente dalla nascita della fondazione del Partito Democratico, in cui si erano fuse due culture, quelle, certo, che dicevi tu, quelle provenienti quella dal Partito Comunista, dal Partito, eh, Comunista e quella della Democrazia Cristiana, certo, di una parte della Democrazia Cristiana, ancora a distanza di 10 anni si tende a parlare appunto di parti e di anime che fanno riferimento a quella storia. Io non credo che sia corretto parlare di questo, che il Partito Democratico doveva essere altro. Il fatto che lo dica Veltroni evidentemente ha maggiormente uno dei padri, certo, del Partito Democratico, assolutamente sì. Io credo che il Partito Democratico si è posto l'ambizione di superare quella fase, certo, che non vuol dire dimenticare e rinunciare alla propria storia, alla propria identità, anzi vuol dire portarla con sé e farne un patrimonio comune. Io ho sempre pensato che il Partito Democratico dovesse essere il Partito Democratico, né il Partito Comunista né il Partito della Democrazia Cristiana, la sintesi di due anime, di due anime progressiste, di due anime che lavorassero, anime che si confrontano e discutono, esatto, assolutamente sì, in cui ci si mischia ormai sostanzialmente. Qui a Caltagirone non c'è questa grande differenza, sinceramente, ma non c'è da, devo dire, da anni, per fortuna. Assolutamente. Credo che questo sia un valore aggiunto. Ma qui ci fu buona l'esperienza della casa dell'Ulivo. Beh, sì, qui si era partiti già prima quella con un'esperienza prima di quello nazionale, che fu forse precedente, sicuramente antesignana da questo, sì, punto di, sì, vista, sì, che era la casa comune del centro-sinistra, in cui non c'erano, no, tra l'altro, solo i DS e la Margherita, ma anche Rifondazione Comunista. Quindi diciamo che si era partito un po' prima, è stato molto un'idea più agevole, politica molto interessante. È stato molto più agevole, certo, guidare questo percorso e arrivare a una sintesi comune. Quindi da questo punto di vista, sia negli organismi ma sia tra i militanti, non c'è realmente questa differenza, per fortuna, ed è quello che così dovrebbe essere anche a livello nazionale. Anche se poi, se ci pensi, proprio in occasione dell'ultimo congresso, a sostenere le candidature di Renzi, di Orlando e di Emiliano, Orlando era sostenuto da alcuni esponenti storici dei DS, ma così anche da alcuni esponenti storici della Margherita, penso per esempio a Rosy Bindi, quindi Orlando proveniente dalla sinistra giovanile, quindi dai, cioè, DS, così come Renzi, che ha una storia, inizia la sua esperienza politica nella Margherita, era sostenuto dall'ultimo segretario dei DS, Piero Fassino. Quindi di fatto poi queste due componenti sono arrivate a sintesi. Il punto è, io parlavo di identità perché purtroppo il congresso non è stato un congresso in cui c'è stata forse la possibilità di discutere su quello che deve essere l'impronta del Partito Democratico, che comunque ha un proprio statuto, si dichiara un partito di centrosinistra, ricordo che fa parte del Partito Socialista Europeo, e questo lo è diventato componente del Partito Socialista Europeo con la segreteria di Renzi, quando invece le precedenti segreterie, che pure avrebbero avuto vita più semplice probabilmente e più naturalmente i precedenti segretari come Bersani per esempio, avrebbero potuto traghettarlo, cosa che non è stata fatta. Oggi il Partito Democratico è il partito di maggioranza, sostanzialmente l'area più numerosa, il partito più numeroso all'interno del Partito Socialista Europeo, grazie anche ai risultati delle europee del 2014. È chiaro che c'è un problema che attiene, tu parlavi di partiti in generale, appartiene un po' a tutti i partiti, c'è, cioè, il venir meno del senso di appartenenza di molti militanti. Per fortuna il Partito Democratico, nonostante la perdita di tanti militanti, di tanti iscritti, ancora continua ad avere uno zoccolo duro, però questo è un problema che secondo me attiene più alla politica e ai tempi che oggi viviamo, purtroppo, dico, a me, perché io personalmente sono
uno che crede fortemente nei partiti, credo sono previsti dalla nostra Costituzione, sono uno strumento per esercitare la democrazia e a cui i cittadini inevitabilmente fanno riferimento. Non avere più punti di riferimento poi causa quello che è il populismo, no? La demagogia, cioè andare dietro a chi in quel momento cavalca l'onda del malessere e non riesce a gestire invece i problemi che sono tanti in questo momento nel nostro paese attraverso appunto delle forme molto chiare, nette, con un orientamento netto. Questo è un problema che viviamo tutti, ovviamente. Mi auguro che da questo punto di vista molti si ravvedano, a cominciare appunto dai dirigenti nazionali, non solo del Partito Democratico. Io poi quando esiste un partito, a Caltagirone per esempio, non ci sono molti partiti, c'è oggi qui il commissario di Forza Italia, la vostra presenza, ma io non la vedo come, paradossalmente potrebbe essere positivo, perché potrebbe essere una cosa che agevola chi invece c'è, chi ha una struttura, chi è organizzato, chi ha dei militanti. Io la vedo come una cosa negativa, il fatto di non riuscire da questo punto di vista anche a costruire classi dirigenti giovani, perché Renzi ha parlato spesso di rottamazione, un termine che io non condivido al 100%, perché io credo fortemente nel valore, anzi, dell'esperienza di chi ha già fatto esperienze amministrative, esperienze politiche, sono un tesoro per noi e per tutti e bisogna tenerne conto. Però anche la formazione delle nuove classi dirigenti io credo che debba passare per esempio attraverso una formazione all'interno dei partiti, deve essere strutturato. Il Partito Democratico da questo punto di vista è anche un'organizzazione giovanile, la nuova segreteria di Renzi si è data l'obiettivo di fare delle formazioni specifiche per i giovani. Mi auguro che questo venga fatto non solo in territori magari un po' più semplici da gestire come al nord o nelle grandi città, ma che venga fatto anche nelle periferie della nazione, perché comunque una classe dirigente va formata anche nelle periferie, perché è da lì poi probabilmente che si può riuscire a invertire, diciamo, questa tendenza di allontanamento dei cittadini dai partiti. Io, questa è la mia convinzione, ne sono assolutamente convinto. Per me la politica passa attraverso i partiti, bene l'associazionismo, bene il civismo, perché attraverso queste forme si amplia anche la platea delle persone che partecipano e che danno il proprio contributo, ma per come la penso io, i partiti in questo hanno un ruolo assolutamente fondamentale. Sergio Bruttadauria, commissario di Forza Italia. Stasera ho disturbato due amici che rappresentano ormai due formazioni consolidate, che hanno una struttura, che hanno una sede, che hanno un dibattito all'interno, di confronto, diciamo. Sergio, il partito, il Movimento Forza Italia, si chiama Movimento, non si chiama? Sì, Movimento, ma di fatto è un partito. Oramai dal 93. Il tuo commissariamento sta durando assai, però. Ma il commissariamento sta durando perché a breve faremo un congresso e creeremo appunto la classe dirigente che già di fatto c'è, ci sono molti giovani, molte persone che si sono avvicinate al nostro partito, già c'erano prima, oggi ancora di più, in modo tale da poter creare una struttura, diciamo, organizzata sul territorio come già ci siamo. Avete buoni elementi, diciamo, c'è un bel vivaio. Siamo penso a Luca Di Stefano, penso a Antonio Montemagno. Siamo veramente soddisfatti. Due nomi di due giovani. Siamo veramente soddisfatti. Impegnati nelle istituzioni. Dei dirigenti, sia giovani anche meno giovani, che ci sono all'interno del partito. E questa è una cosa importante, e ritengo importante un po' per tutti quanti, per la città, perché una classe dirigente si forma appunto nel tempo, in modo tale poi ad avere anche persone che con la loro esperienza fatta negli anni passati possono avere dei ruoli importanti nella città come amministratori. E noi ci abbiamo messo la faccia, ritorno al discorso che avete iniziato. Serve importante questa crescita all'interno del partito, perché si cresce nella consapevolezza di fare politica con la P maiuscola. Certo, infatti. Ma infatti quello che avveniva nel passato dai vecchi partiti, nella Democrazia Cristiana, io per esempio militando nella Democrazia Cristiana, e là si cresceva, c'era un'esperienza, si guardavano, diciamo, gli adulti che portavano avanti delle iniziative, i consiglieri, gli assessori, i deputati. Ricordo allora il senatore Parisi come punto di riferimento per noi democristiani. Il partito è fondamentale, è una fucina veramente dove potersi
preparare, devo potersi allenare, devo poter discutere, devo poter approfondire dei temi che certamente non si possono fare nelle piazze, ma all'interno di strutture come quelle dei partiti. Dicevo, proprio per questo noi le scorse elezioni amministrative del 2016, a differenza di tanti altri soggetti che non hanno voluto mettere il loro logo, il loro simbolo, a paura appunto perché la cittadinanza magari non potesse capire o perché magari si vergognavano di fatti che magari non erano riconducibili a loro ma che erano riconducibili al partito o ai leader che avevano, diciamo, il ruolo di, appunto, di gestione del partito, noi come Forza Italia abbiamo voluto sin dal primo momento mettere il nostro simbolo, ci siamo presentati alla cittadinanza come simbolo di Forza Italia, siamo stati fortemente gratificati, ricordo che siamo stati il primo partito a Caltagirone e questo ci ha inorgoglito, ma non perché è stato un fatto personale come partito, ma perché vuol dire che in alcune situazioni passa il messaggio che se ci sono dei leader in gamba, parlo a livello nazionale o regionale, se ci sono dei partiti con una, diciamo una, un gruppo dirigente che viene riconosciuto dalla città, allora le persone ti gratificano con il consenso, con il voto. Il partito è fondamentale, i partiti sono fondamentali perché senza i partiti veramente ognuno si alza la mattina, si ci incontra al bar, si dice quello che si pensa, però non si condivide con chi ha una storia, con chi ha un passato all'interno appunto di strutture che sono i partiti. Per cui sono importanti i partiti, condivido quello che diceva Paolo, così come lo dicevi tu, perché sono una fucina e danno la possibilità a tanti che si vogliono avvicinare di poter apprendere, di poter imparare, di poter approfondire i tanti temi che assillano una città, un'amministrazione, cioè, le discussioni certamente si fanno all'interno delle assise, all'interno del Consiglio Comunale. Non l'ho detto prima, ma Sergio Gruttadauria è vice sindaco nella giunta comunale di Caltagirone. Dicevo proprio questo, dico, i temi si possono approfondire certamente nelle commissioni, in Consiglio Comunale, ma se tu hai un'organizzazione, hai una struttura, lo puoi anche approfondire all'interno appunto del partito, ti incontri con i dirigenti, approfondisci, valuti se quel provvedimento è ottimo, se va migliorato, se devi presentare degli emendamenti, ma queste cose si discutono all'interno dei partiti. Noi siamo fortemente convinti che appunto i partiti sono importanti, sono fondamentali e noi come Forza Italia siamo fortemente contenti di avere un partito non solo a Caltagirone ma anche appunto riconoscerci in un partito che ha rilevanza sia regionale ma anche nazionale, vabbè, e poi anche europeo, però è importante che un partito sia riconosciuto, che abbia dei deputati all'interno del Parlamento nazionale, del Parlamento regionale, le rappresentanze, sì, per cui diciamo sfondi una porta aperta. Ti ringrazio per avermi invitato proprio per rappresentare il partito di Forza Italia. Ma qui stasera sì. Voglio dire, non sto scoprendo niente, diciamo, non sto dando atto soltanto della presenza di due organizzazioni di partito che hanno un loro excursus, hanno una loro rappresentanza in tutte le istituzioni fino a quelle europee, diciamo, quindi è giusto che questo avviene. La domanda più cretina non me la posso fare. Allora, Paolo Crespini, parliamo di Caltagirone naturalmente, no? Il Partito Democratico è partito di opposizione in città. Cominciamo da te. Una valutazione di questo è di questo essere anche partito di opposizione. Poi dopodiché lasciamo la parola al partito che invece è in maggioranza, dico, che la fortuna è avere questa rappresentazione geografica di due partiti consolidati che sono uno di maggioranza e uno di opposizione. Questo è. Noi come partito, così come Forza Italia, un anno fa abbiamo deliberatamente scelto di candidarci alle elezioni, di presentarci ai cittadini con il nostro simbolo, con la nostra lista. Io da segretario ero il capolista appunto della lista del PD, senza alcuna difficoltà per non nasconderci. Oggi, non avendo vinto le elezioni, siamo all'opposizione dell'attuale amministrazione comunale. Da opposizione penso che il nostro atteggiamento sia stato un atteggiamento responsabile in questo anno. Tutti sapevamo in campagna elettorale che chi avrebbe dovuto amministrare questa città avrebbe avuto davanti delle enormi difficoltà, a prescindere da chi lo avrebbe fatto. Era una cosa oggettiva, venivamo fuori da e ci troviamo forse ancora adesso in una situazione molto difficile, davanti a
l'unica amministrazione sfiduciata nella storia della città di Caltagirone, un'amministrazione che aveva stravinto le elezioni nel 2012. Avevamo passato un anno di commissariamento con tutto quello che ha comportato dal punto di vista del blackout della macchina amministrativa, della impossibilità dei cittadini di avere una relazione diretta con chi amministrava la città, perché è ovvio, è evidente per ovvie ragioni che il commissario non rappresenta la città, ma era una situazione particolare di emergenze. Devo dire che innanzitutto in questo primo anno, intanto in campagna elettorale, da parte di tutti avevamo assistito a grandi promesse, importanti promesse di maggiore serenità, di tentativi di distendere i toni, di coinvolgimento di tutti. Da questo punto di vista, come partito di opposizione, devo dire che non mi posso ritenere soddisfatto, perché mai in questo anno siamo stati coinvolti in un ragionamento con l'amministrazione su temi importanti che riguardavano la città. E dico come partito perché tendo a dividere la sfera istituzionale dalla sfera politica, perché noi in Consiglio Comunale non abbiamo un gruppo del Partito Democratico, per una scelta, innanzitutto perché non abbiamo tre consiglieri comunali, ma anche per una scelta convinta di creare un gruppo consiliare di cui facessero parte i consiglieri comunali eletti nelle liste del nostro candidato e della nostra coalizione, per cui anche non solo una necessità, ma una scelta deliberata. Per cui non c'è il gruppo del Partito Democratico, ci sono due consiglieri del Partito Democratico, ma non c'è un gruppo in sé. E io ritengo che le due sfere istituzionali e politiche, che spesso possono sembrare la stessa cosa, proprio per chi rappresenta un partito, per chi ha un'organizzazione sul territorio, sa bene quali sono le differenze. In questo anno mai siamo stati, ahimè, coinvolti in un qualsiasi ragionamento, per un semplice coinvolgimento, per una discussione, mai, e questo rispetto a quello che si era detto in campagna elettorale è oggettivo, quindi da questo punto di vista non mi sento soddisfatto. Poi noi abbiamo cercato di fare un'opposizione sia in città ma anche in consiglio comunale, un'opposizione che non fosse guerrigliera, che non mettesse continuamente in croce l'amministrazione, certamente critica, perché il ruolo dell'opposizione è anche quello di sollevare delle critiche, di dire quello che non va, altrimenti saremmo tutti in maggioranza, e invece in democrazia esiste una maggioranza, esiste una minoranza. Si tende a criticare chi non condivide le scelte dell'amministrazione o della maggioranza in generale. Io lo ritengo assolutamente sbagliato, perché la dialettica politica ci sta tutta, è giusto che ci sia, e credo che faccia bene alla città. Perché se fossimo tutti appiattiti su una posizione, non so quale sia il benessere. La diversità arricchisce il dibattito in città e può sollevare delle questioni che magari l'amministrazione può anche non aver attenzionato. Quindi credo che il nostro lavoro di opposizione sia stato un lavoro responsabile, lo abbiamo dimostrato, ripeto, in città con l'attività politica, senza mettere in difficoltà nessuno, ma facendo il nostro lavoro, ma anche in consiglio comunale. I nostri consiglieri comunali operano in maniera assolutamente trasparente, lineare, facendo, ripeto, delle critiche, attaccando l'amministrazione quando è necessario, quando riteniamo che abbia sbagliato, votando i provvedimenti quando capita che riteniamo che i provvedimenti siano provvedimenti utili e siano fatti bene. Quindi da questo punto di vista credo che sia il modo migliore per svolgere il ruolo di opposizione. Ripeto, una cosa che forse non siamo riusciti e non si è riusciti a fare, ma questo spetta principalmente, credo, a chi ha l'onere e l'onore di amministrare e governare una città, è stato quello di distendere un po' i toni tra le forze. Ecco, questo sì, noi abbiamo vissuto un momento di grande tensione politica istituzionale negli anni in cui ha amministrato Nicola Buonanno. C'era una contrapposizione fortissima, la scelta del dissesto forse ha aumentato ancora di più queste tensioni, ma non solo, ripeto, a livello politico, anche a livello istituzionale. Io ero consigliere comunale allora e ricordo che ogni consiglio comunale era veramente difficile, era complicato, non si riusciva a dialogare. Ora non voglio dire che siamo nella stessa situazione, ma mi sarei aspettato una pacificazione, tra virgolette. Qui non voglio essere frainteso, pacificazione non si intende un mettiamoci tutti d'accordo, facciamo un ciuccio, assolutamente no, perché noi siamo all'opposizione, restiamo all'opposizione e faremo opposizione, ma una pacificazione tra le forze che non tutti, perché non è giusto neanche mettere tutti sullo stesso piano, non tutte le
non tutti gli amministratori hanno tentato di raggiungere come obiettivo, anzi qualcuno forse ancora cerca di ragionare in modi che io ritengo assolutamente sbagliati, che poi tra l'altro non fanno certamente il male del Partito Democratico o delle altre forze di opposizione, oppure fanno il male dell'amministrazione, fanno semplicemente il male della città. Io credo che in un tono di esasperazione in questo momento, in un momento di grande tensione sociale, di difficoltà economica della città e dei cittadini, di tutto ci sia bisogno, tranne che di forze politiche o istituzionali che tra di loro non si parlano o si scontrano in modo violento. Noi penso che da parte nostra abbiamo tentato, anche dimostrando con atti concreti in Consiglio Comunale, votando provvedimenti dell'amministrazione quando lo ritenevamo necessario. Dall'altra parte spesso ho visto anche in capo al primo cittadino un'arroganza fuori luogo, di cui, ripeto, la città non ne sente assolutamente il bisogno, o anche spesso dei giudizi di chi sostiene questa amministrazione sui social, attraverso la stampa, la TV o in Consiglio Comunale, negativi semplicemente perché su alcune questioni la si è pensato in modo diverso. Io credo che in democrazia sia giusto ragionare, sia giusto votare come e comportarsi come si pensa. Penso per esempio all'ultima seduta di consiglio molto importante, quella del bilancio, in cui il Partito Democratico ha scelto di astenersi, due consiglieri si sono astenuti, due hanno votato a favore. Sul fatto delle astensioni dei due consiglieri comunali, anche sui social leggo cose veramente assurde, non vogliono il bene della città. Beh, io penso che bisogna avere l'onestà di portare avanti le proprie idee. Se non si è convinti di un provvedimento, sarebbe peggio far finta di nulla e semplicemente per una convenienza politica, semplicemente per accontentare i cittadini, per dire abbiamo votato a favore, siamo tutti uniti, votare un provvedimento in modo diverso. Noi crediamo che quel provvedimento abbia delle lacune, in particolare una. Abbiamo fatto una valutazione molto serena, molto tranquilla, l'abbiamo fatto presente e ci siamo astenuti. Non vedo dove sia lo scandalo. Non abbiamo impedito al Consiglio Comunale di approvare un bilancio importante, un atto importante. Tra l'altro non è neanche l'ultima parola, perché l'ultima parola spetterà al Ministero. Ci auguriamo che finalmente si possa mettere un punto a questa situazione di incertezza dal punto di vista economico-finanziario, ma semplicemente non ritenevamo l'atto un atto costruito bene, con tutti i crismi che noi ritenevamo ci dovessero essere. Una valutazione diversa? Assolutamente sì, è democrazia. Quale scandalo? Dov'è questo scandalo? Siamo stati attaccati. Tutto sommato non ha pregiudicato il Non ha pregiudicato. Ho sentito parlare in Consiglio Comunale di consiglieri di maggioranza di bene della città, che era dai responsabili astenersi, che era assolutamente contro la città. Beh, io vorrei sommessamente dire che, avendo fatto il consigliere di opposizione per 4 anni, ricordo che forse alcuni consiglieri che lunedì dicevano queste cose hanno bocciato tanti provvedimenti della precedente amministrazione, e anche il bilancio stabilmente riequilibrato, il primo in particolare, che aveva il parere favorevole dei revisori, il secondo l'aveva contrario, quindi posso capire, ma anche il primo, perché legittimamente allora erano convinti che quel bilancio non, tecnicamente non funzionava, e poi hanno avuto ragione evidentemente. Oggi a me non piace fare se sei da una parte allora voti in un modo, bisogna essere coerenti. Io ritenevamo che non andasse votato, non l'abbiamo votato, ci siamo astenuti, è stato approvato, la maggioranza, l'amministrazione ha una solida maggioranza in Consiglio Comunale, per cui non abbiamo inficiato l'atto, ma abbiamo fatto il nostro lavoro di opposizione. E anche lì sulla gestione dei lavori, per esempio, ritengo che non abbia giovato a nessuno che la Commissione si sia riunita solo 2 volte, che siano stati impediti gli interventi, il colloquio con il Collegio dei Revisori in Commissione. Non vedo qual era il problema. Si è aspettato un anno per il bilancio, si poteva benissimo aspettare 1 anno e 2 giorni. Sono questi gli atteggiamenti che secondo me fanno intravedere una prepotenza e una non voglia di dialogare, perché quando tu ai consiglieri comunali non dai la possibilità di interloquire con i revisori, stai secondo me usando impropriamente il tuo ruolo e la tua autorità di presidente di commissione, che sia, o presidente del consiglio che sia, non è questo il punto. Però ritengo che sia stata una cosa sgradevole, che appunto esaspera gli animi e che incita alla tensione, quando invece non c'era assolutamente ragione.
Il sindaco si è scusato per aver impiegato un anno per portare il bilancio stabilmente riequilibrato in consiglio comunale, quando si era dato qualche mese. Ma io da questo punto di vista mi sento di affermare che nessuno pensava che si potesse approvare un bilancio nell'arco di un mese. Noi abbiamo governato questa città e sappiamo benissimo quali sono le difficoltà dell'amministrare. Io non ne faccio una colpa che si sia aspettato un anno. Si poteva fare prima, probabilmente. Forse la critica che faccio è che magari le delibere precedenti, che sono state festeggiate con, a ottobre, a novembre o a aprile, potevano essere evitate, perché sostanzialmente non c'era nulla di concreto, ma nulla di scandaloso. Certo, poi però, se impieghi un anno per fare il bilancio stabilmente riequilibrato, non ritengo che sia corretto su un provvedimento così importante per la città non dare la possibilità alle forze politiche, alle forze, ai rappresentanti istituzionali che sono i consiglieri comunali, di poter discutere con serenità, dando il giorno in più. Tra l'altro parliamo di forze di opposizione che, quando in conferenza dei capigruppo il presidente ha chiesto di convocare con urgenza il 17 di luglio il consiglio comunale, non si sono assolutamente opposti, perché erano consapevoli e avevano un senso di responsabilità che li portava a dire: finite, diciamo, i lavori di commissione, erano stati stroncati, facciamolo prima possibile, così proviamo a accelerare i tempi. Sergio Cruttadauro, commissario di Forza Italia. Forza Italia è un gruppo consiliare consistente. Quanti sono? 4, 5? 4. 4, eravate 5? Sì. Presente in consiglio con 4 consiglieri comunali, alla vicepresidenza la vice sindacatura, nella persona dell'architetto Sergio Cruttadauro. Siete a pieno titolo, diciamo, dentro il meccanismo dell'amministrazione comunale della città di Caltagirone, con un ruolo certamente non di secondo piano, svolto dal commissario vice sindaco della città, che è Sergio Cruttadauro. Sì, noi siamo a pieno titolo. Cioè, dentro... una presenza forte la tua, diciamo. Ma è una presenza sia politica che amministrativa. Una presenza all'interno della giunta. Siamo stati fortemente convinti sin dall'inizio nel sostenere il nostro candidato sindaco Gino Ioppolo. Siamo fortemente convinti dell'azione politica che l'amministrazione, con in capo appunto il nostro sindaco, sta portando avanti. Io devo dissentire su alcune cose che ha detto Paolo Crispino sull'arroganza, perché questo non mi risulta affatto. Io vedo che il sindaco è una persona molto aperta, disponibile a dialogare con le varie forze politiche, anche di opposizione. Poi chiaramente, se ci sono dei preconcetti da alcuni gruppi, questo non possiamo farci nulla. L'esempio lampante è stato che proprio nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì giorno 17 il bilancio è stato votato su 23 consiglieri presenti, 21 hanno dato il parere favorevole e 2 si sono astenuti. 2 sono stati quelli del PD, gli altri 2 del gruppo della città che vogliamo hanno votato favorevolmente, ma hanno votato favorevolmente anche un altro gruppo di opposizione, del consigliere Navarra, Aldo Lo Bianco e Cannibella. Quindi questo dimostra, e 5 Stelle dimostra, che questa arroganza di fatto non c'è, perché se ci fosse stata un'arroganza vera, queste forze di opposizione quantomeno si sarebbero astenute, se non altro. È chiaro, è il gioco delle parti, noi lo sappiamo, ce ne rendiamo conto, la politica è fatta anche di queste cose, e noi rispettiamo anche coloro che chiaramente e legittimamente prendono una posizione diversa, però non possiamo permetterci di fare passare un messaggio diverso rispetto alla realtà. In consiglio comunale spesso si vota a favore, spesso si vota contro su provvedimenti sia della maggioranza che dell'opposizione, c'è un dialogo sereno, un dialogo aperto su delle mozioni, spesso ci ritroviamo anche noi di maggioranza a votare quelle dell'opposizione o viceversa. Questo dimostra che c'è un dibattito costruttivo, serio, forte per il bene della città. Amministrare è proprio questo, cioè, finita la campagna elettorale, dove ognuno ha le proprie posizioni, poi deve amministrare la città, quindi non c'è più di fatto un'appartenenza politica, ma diventare l'amministratore è un fatto molto più generale, quindi bisogna fare gli interessi di tutti, perché i cittadini sono tutti cittadini di Caltagirone, chi ha votato a sinistra, chi ha votato a destra o viceversa. Quindi
l'amministrare è proprio questo, cercare di tenere, diciamo, le file, cercare di dare quelle risposte che la città si aspetta. Abbiamo trovato una situazione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Il primo punto di vista è chiaramente quello finanziario. Abbiamo cercato di affrontarlo immediatamente, lo abbiamo affrontato immediatamente. I tempi, anzi dobbiamo dire che entro un anno è stato approvato questo bilancio riequilibrato, che sembrava un miraggio, sembrava una cosa oramai quasi impossibile. Eravamo diventati l'unico caso in Italia. L'interlocuzione del nostro sindaco, del nostro assessore Giaconia col ministero alla fine ha portato dei risultati, anche perché se i ritardi ci sono stati, ma io ritengo che i ritardi non ce ne sono stati, perché avere risolto un problema che ormai era diventato annoso, era diventato una chimera veramente. Quindi i ritardi secondo noi non ce ne sono stati. Se qualcosa c'è stato è perché il ministero poi ha chiesto il riaccertamento dei residui a novembre, e questo chiaramente ha portato un lavoro immenso, perché si è dovuto andare a ritroso negli anni fino agli anni 90 per cercare di, appunto, vedere quei residui che ancora rimanevano vivi all'interno del bilancio. Un lavoro di pulizia enorme del bilancio, che è un lavoro che certamente ha fatto bene e farà bene a tutti quanti, a tutte le, diciamo, le forze politiche che hanno amministrato nel passato, nel senso che si sono tolte delle cose che andavano tolte, cose che andavano pulite ma che ancora rimanevano nei bilanci, per cui questo è un beneficio per l'intera città. Noi come forza politica di maggioranza ci siamo impegnati subito, come Forza Italia, in prima, diciamo, come appunto partito di Forza Italia, immediatamente, nel momento in cui ci siamo insediati. Ricordiamo, e voglio ricordare ai nostri telespettatori, che all'epoca, nel 2016, il bilancio poteva essere riequilibrato in 4 anni. Questo era chiaramente un grosso problema. Noi ci siamo attivati, e qui vengo al discorso che hai fatto tu in premessa, che sono importanti i partiti, perché all'epoca abbiamo attivato il nostro partito, abbiamo attivato l'onorevole Stefania Prestigiacomo, che è componente della commissione bilancio, fece un emendamento e portò il riequilibrio da 4 a 5 anni. Ecco, questo emendamento chiaramente ha permesso alla città di Caltagirone di poter riequilibrare il bilancio di 5 anni. È un fatto importantissimo, un fatto che tutte le forze politiche dovevano auspicare, e che siamo arrivati a questo traguardo. Quindi noi siamo fortemente contenti per questo risultato raggiunto, senza nessun trionfalismo, perché sappiamo che il lavoro che ci aspetta ancora è tanto. Innanzitutto l'avallo definitivo da parte del Ministero, e poi tutto ciò che ci sarà da fare nei prossimi anni, perché avere approvato un bilancio riequilibrato in 5 anni non vuol dire avere risolti i problemi della città, perché ci sono debiti che ammontano a più di 35 milioni di euro che andranno ripartiti in 30 anni, e quindi ci vogliono delle amministrazioni oculate, delle amministrazioni attente che possono affrontare i problemi della città senza disperdere soldi inutili in feste e festine, ma finalizzarli nelle attività sociali, nelle attività di promozione della nostra città. Abbiamo messo in campo assieme certamente al primo cittadino, che è una persona che dialoga con i gruppi politici e quindi anche con il partito che ho il piacere di rappresentare, di Forza Italia, temi importanti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello di consegnare una piscina che era diventato un fiore all'occhiello della città di Caltagirone nel passato, purtroppo negli ultimi anni era rimasta chiusa. Abbiamo consegnato circa un mese fa alla città una struttura sportiva che certamente fa fare un salto di qualità a tutta la città di Caltagirone. Stiamo lavorando, abbiamo messo in cantiere lo studio per il piano urbano del traffico, abbiamo incontrato tutte le associazioni di categoria, tutti i commercianti, tutti i professionisti, i sindacati, abbiamo incontrato tutto e tutti per cercare di fare condividere il piano, la proposta che noi abbiamo pensato, ideato assieme agli uffici. Abbiamo dato ai primi di gennaio delle direttive all'ufficio tecnico per quanto riguarda il piano regolatore generale. Ormai queste direttive che l'ufficio dovrà trasmettere al Consiglio sono pronte, per cui in un anno abbiamo messo in moto una macchina che oramai era ferma da molto tempo, e i risultati erano sotto gli occhi di tutti. Oggi
la città incomincia a riprendersi, e gli interventi di manutenzione stradale sono in corso, i lavori di scerbatura delle strade sono in corso, i lavori di manutenzione delle scuole sono proprio in questi giorni in corso, quindi diciamo si è cambiati, si è voltata pagina con tutte le difficoltà che vogliamo ricordare ci sono, anche perché ancora oggi non abbiamo un bilancio approvato dove possiamo programmare la spesa, stiamo facendo i miracoli con quelle poche risorse che abbiamo, ma voglio dire i risultati penso che sono sotto gli occhi di tutti e l'impegno è costante da parte del nostro sindaco ma anche di tutta la giunta. Allora, gli auguri, siamo alla fine, siamo alla vigilia delle festività del Santo Patrone, patrono, siamo ormai in piena estate, con le vacanze ognuno chi ha la fortuna se le deve fare, quindi vi lascio il microfono soltanto per gli auguri e l'arrivederci a settembre per la prossima stagione, che sarà un settembre caldo, diciamo che siamo all'antivigilia delle elezioni regionali del 5 novembre, quindi non so se vi si fermerete anche in questo scorcio di luglio e agosto. Paolo, se vi fermerete, diciamo, se fermate l'attività. Gli auguri a te, Pino, che vai in vacanza, perché diciamo che chiuderai. No, non andiamo in vacanza, Paolo. Noi sospendiamo stasera con in studio. Dopodiché continuiamo con gli incontri d'estate. Ahimè. Noi dobbiamo lavorare. Gli auguri intanto per la festa. Non possiamo lasciare il campo libero. Facciamo gli auguri ai cittadini che si godano la festa di San Giacomo in questi giorni importanti per la nostra città, una festa molto sentita. Ci auguriamo che ci sia un clima di serenità e che possano anche esserci parecchi turisti per dare sollievo anche agli operatori turistici della città che ne hanno veramente bisogno, ne abbiamo bisogno tutti, e che si possa mettere un po' in moto di vendere anche macchine, diciamo. Beh, quello se è possibile, vendere al turista mi sembra un po' difficile, però puoi noleggiargli la macchina. Posso noleggiare l'auto. Ti pare niente, l'opera. Non fammi fare pubblicità che poi mi fai pagare per la pubblicità. Eccolo, già paghi di sé, questo sarà un surplus. Quindi auguri a tutti, speriamo, ci rivediamo a settembre, noi avremo un autunno caldo sicuramente, perché come dicevi tu le elezioni regionali sono il 5 di novembre, insomma. Non di meno saranno quelle di Forza Italia. Prego, per tutti, presumo per tutti, a prescindere dal. Io personalmente auguro ai cittadini di poter trascorrere un paio di settimane di ferie, di poter staccare la spina, di potersi rilassare, perché certamente i problemi che assillano tutte le famiglie sono tanti. Quindi qualche settimana di ferie è auspicabile. Noi come amministrazione non andremo in ferie perché saremo impegnati giorno dopo giorno ad affrontare tantissime esigenze della nostra città. In questi giorni siamo ulteriormente impegnati a dare un servizio ottimale ai tanti turisti che arriveranno per la festa di San Giacomo, e quindi l'auspicio è proprio questo, l'augurio è quello di poter rilassarsi per poter riprendere a settembre con più carica, con più diciamo impegno, anche perché come dicevi poc'anzi dal punto di vista politico a novembre ci saranno le elezioni regionali e l'auspicio è quello di avere una bella competizione, una competizione che possa avere dei candidati forti e autorevoli, perché la Sicilia dopo questi anni di crisi, di gestione del governo Crocetta ormai ha raggiunto limiti insopportabili, per cui l'auspicio è che i candidati siano dei candidati forti, autorevoli e che possano veramente affrontare tante necessità e esigenze della nostra terra che vive momenti di forte crisi, per cui un augurio a tutti coloro che potranno andare in vacanza e godersi queste settimane di ferie. Visto l'ultima frecciata, visto che per il gioco delle parti a cui faceva riferimento prima Sergio, la frecciata al governo regionale, a Crocetta e così via, una frecciatina, speriamo che il santo patrono ci porti l'assessore alla cultura, perché insomma fare la processione, la festa del santo patrono senza l'assessore alla cultura, chissà. La città, città è aperta e ospita tutti, se ci sarà l'assessore alla cultura. No, l'assessore alla cultura della quello nostra regionale città. O quello? No, quello locale ci manca. Quello locale c'è perché la delega ce l'ha il nostro sindaco, per cui il nostro sindaco rappresenterà anche l'assessore alla cultura, per cui sei stato subito soddisfatto a questa tua richiesta. Mi auguro che ci sia l'assessore titolare della delega, sì, a breve. Chi sarà a pigliare la reliquia? Sempre il consigliere più giovane, l'assessore. Sì.
Chi dovrebbe lei, essere? L'assessore più giovane, certo. Chi dovrebbe essere? L'anno scorso fu l'assessore Caristia e pertanto quest'anno sarà sempre l'assessore Caristia, sì. Anche se è passato un anno, ma è passato per tutti, per cui rimane sempre il più giovane. Ahimè, ahimè. Allora, se notate la fotografia dei due ospiti stasera, guardate ideologicamente come sono ben definiti. Paolo Crispino ha una polo anonima, più o meno. Invece Sergio Cruttadauria ce l'ha griffata, c'ha una bellissima Lacoste. C'è una certa... Magari lui sarà una marca che non, tu non la stai vedendo in questo momento, ma sarà di marca, perché no, magari più oculato a non... esporre il vabbè, io così mi sta saltando agli occhi questa attenzione. È un attento osservatore, sì, sì, lui guarda molto i particolari. Braccialetti non ne abbiamo. No, ho visto che tu c'hai un bell'orologio, però io neanche l'orologio. I braccialetti sono una prerogativa dell'assessore Caristia. Dai, va bene, scherziamo, e credo che sia anche giusto in questo frangente nel salutarci, nell'augurarvi buone festività di San Giacomo. Grazie. Buone festività estive, ci rivedremo certamente venerdì 1 settembre per la prossima stagione di Stasera con qui. Speriamo che la temperatura sia un po' più accettabile, seppur al 1 settembre. Auguri e grazie di essere stati qui con noi a Sergio Cruttadauria, commissario di Forza Italia, stasera eri qui in questo ruolo. E grazie, in bocca al lupo e buon lavoro a Paolo Crispino, segretario del Partito Democratico di Caltagirone. Grazie. Alla prossima, grazie. Grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo. Ci saranno tre ospiti un po' scoppiettanti. Ci vediamo dopo.